Allora ragazzi, prima che il video inizi ci tengo a scusarmi per la qualità del video, ma queste di quello che disponevo a casa, anche se questa è la web che usava Mari. Gustate il video, spero vi piaccia, 100 like, nuovo prank. Quindi partiamo con il gran prank. Salve a tutti, mercatisti, benvenuti in questo nuovo video un po' diverso dal solito perché la location non è quella di tutti i video. Località casa mia. E quest'oggi farò un bello scherzo al signor Mariano Bachetti fingendomi. Sì, il problema è la voce. Sì. Mi fingerò di essere un dipendente di YouTube e dirò praticamente mille minchiate e lo farò caccare sotto. Speriamo che il prank funzioni, altrimenti è un video mandato a puttana. Ok, mi sono tolto un po' la cuffia perché altrimenti non sento quello che dice. Dobbiamo cancellettare e trentunare. E speriamo che non rido, non so neanche che. Ah, non è successo niente. E sì, speriamo che non rido perché altrimenti è finita. Sì, capisci che sono io e questo scherzo è andato a quel paese. Proviamo. Pronto? Pronto? Buonasera, la sto chiamando da parte di YouTube. Lei è il signor Mariano Baghetti, proprietario del canale? Senta, la volevamo avvisare che abbiamo avvertito un'attività illecita sul suo canale per via di vari video con delle musiche col copyright e per il linguaggio non adatto alla community. Ma nei video quelli con la musica per favore sono vecchi, Eh non erano quella mattina. sì, però le nuove regole di YouTube dicono che se si mettono queste musiche così anche nei video vecchi che non sono monetizzati, cioè, ci sono dei problemi. E quindi facendo le somme di tutte queste regole, diciamo, infrante, la dobbiamo avvisare che lei ha raggiunto i 3 strike. E questi Addirittura, sì, addirittura. sì, mi Ah, dispiace. vabbè, ma io non ho detto poi tante parole. Lo so, però no, non sono le parole, sono più le bestemmie, ecco. Vabbè, ma non si sentono poi tanto, non mi sembra. Però queste YouTube le ha sentite perché abbiamo un correttore che legge, che vede il video e capisce tutte queste bestemmie e cose. Ah, E quindi le come posso risolvere il problema quindi? ecco, il problema è questo, che già a uno strike, 2 strike, la cosa si fa difficile. Poi col terzo strike si può arrivare addirittura o alla demonetizzazione o alla rimozione della partnership, o se le cose si dovessero complicare, la chiusura del canale. Addirittura. Inoltre, fra un paio di settimane arriveranno varie email da degli avvocati, perché questa cosa la dobbiamo per forza risolvere con degli avvocati, perché altrimenti YouTube passa dei Ma guai. non la posso risolvere diversamente in qualche modo nel canale, leggendo il No, canale perché della persona. anche rimuovendo i video, comunque quando si rimuovono i video gli avvertimenti, gli strike rimangono sul canale. Ah, mannaggia. Io non so che dirle perché mi dispiace. Mannaggia, mannaggia. Non posso che salutarla. Poi l'ultimo video. Se riguarda l'ultimo video che proprio il quale mi è stata fatta la notifica, io poi quello l'ho rimosso, non c'è più. Però infatti, come ha visto, anche se ha eliminato il video, comunque è rimasto l'avvertimento, l'avviso. Ma non è, perché mi diceva che per ottobre poi sarebbe stata rimossa la segnalazione della notifica. Ma ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo rilevato queste attività illecite e vi abbiamo messo questi 3 strike. Mamma mia, Sì. Mi mannaggia. dispiace, anche perché ho visto che non aveva comunque degli iscritti. Sì, ma non mi sembrava così grave la situazione, voglio dire, anche perché mi No. pare che, cioè io ho visto altri video con altri pure che usano un linguaggio non proprio pulito, voglio dire, non pensavo che fosse così Sì, grave. ma gli altri youtuber però non bestemmiano in ogni video. Mannaggia, mannaggia.
E comunque anche questi youtuber hanno avuto degli strike. Mannaggia. Poi con l'aggiunta del family friendly e... Ma infatti l'ultimo video ho cercato poi di moderare un po'. Mi dispiace, ma queste cose è tutto in generale, non è solo l'ultimo video che ha pubblicato. Mannaggia. Mi dispiace, non posso che salutarla e ci sentiremo nei prossimi giorni, non so se io, comunque con gli avvocati, mi dispiace. Ci sentiremo. Mannaggia. Mannaggia, miseria. Mi dispiace. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Madonna, io ho paura solo che la mia voce si è capita troppa, porca miseria. Ma comunque è andato bellissimo. Quando mi sta chiamando. Mari. Dani. Oui. Tutto ok? Sì, posto. Sì. A me non tanto. Che no, è bello! Parti così, bellissimo! Che è successo? Che devo dire, sono 2 giorni che non mi arrivava una buona. Stasera poi la ciliegina sulla torta. Che? Una chiamata da YouTube, una persona chiamata da parte di YouTube, problemi col canale. Come problemi col canale? Da Jerry, ti ricordi il video là che postammo che poi abbiamo rimosso e ci fu la segnalazione? Quello di Spider-Man? La notifica sì, che poi disse che veniva rimossa tra 2 mesi, ottobre, quando è? Ti ricordi? L'abbiamo rimossa, però non è mai sufficiente, tipo, sempre così, non è mai sufficiente. Il linguaggio poco adeguato, ma voglio riuscire a mucca, ma con le parolacce. Io so, a me non acchiappa. La solita fortuna di Mariano. Ma poi dico, i video vecchi con la musica copyright non mi hanno mai cagato, ma bene buono, la musica non è. Scusa, ma mi fanno passare 10 mesi e mesi, sennò che mi hai la parte proprio un po' cazzo. E dici che non vanno bene. E comunque, ma non finisce qua, meno finisce qua. Perché voglio tutto questo, al finale mi ha fatto come una somma. 3 strike. Cioè praticamente. Stanno togliendo la partner. No, dopo che ci siamo fatti un cuore così. Uno così, tu capito. Mannaggia. Sono proprio fuso. Guarda, tutto il lavoro che abbiamo fatto, gli iscritti. Te l'ho detto, era così, stasera sta chiamata per vedere, devo fare il sulla torta. Ti ha terrorizzato. No, ma mi immagino pure io mo sto di così. Ma Giulia, ma io parlo adesso suono, ma tu non hai idea come mi sta salendo molto. Ma non è possibile. Te l'ho tolto il video, cazzo, l'ho tolto. Ma ho tolto il video, poi nell'ultimo video abbiamo moderato il linguaggio, e ti chiamano un video lo stesso cazzo, Giulia. Ma un rimedio? Non ci sta, ha detto non ci sta, addirittura si può arrivare ai legali, a lettere, cose. Illegali cose per un canale peggio, YouTube cose, da 2000 iscritti. Cose peggio, che da già dice, cose peggio, cioè è cazzo vostro in galera, bene. Normale. Per dirti che voglio dire, c'è 3 strike per un video così che non è mosso, non lo so, veramente. Non so che pesci, cioè non lo so. Ma magari esagerato, magari ci fa che ci rubato, ma adesso non lo so, ma... No, ma il fatto assurdo è che però te l'hanno dato tutto mo. Non so che pensare, vedi, perché. Cioè, dico, a mesi e mesi i video con le canzoni copyright, però te l'hanno fatta passare. Voglio dire, se fanno una cacciatura secondo. Mo stasera te ne me la uscite 3 strike, quelle pure accumulati. Tiriamo la parte, non so, cioè, veramente. Sto proprio, non lo so. Sto proprio male perché non me l'ho aspettato. Cioè, stiamo facendo tanto lavoro. Arriva agli iscritti, arrivata a tutti i risultati, non quelle buone così. Ti c'è crollato un mondo addosso. Sì, veramente, guarda, è andata di tutto, veramente in due scelte, veramente. Sta scena la lingua, non lo so, guarda. Non mi aspettavo, ma poi il canale magari il... nata sì.
una segnalazione, ma se aspettavo che mi rimuovessero qualche video, ma aspettavo qualunque cosa, che volevo fare il giro, qualunque cosa. Per addirittura dice dai ragioni di stare, che anzi si può passare addirittura altri mezzi collegati, tipo di lettere e cose del genere. Ma che roba, ma che c'è fatta? Non so che pensare, che dice, boh. Ma poi il canale? Addirittura potrebbero chiudermelo, per come hanno capito, ma a un certo punto perché avrei voluto vedere un rimedio io per dire tolgo i video, non lo so, quelli là con la musica copyright. E loro che ti hanno detto loro? No, inutile, praticamente inutile, anche se tu li si muoverà mai, sono state fatte le segnalazioni, sono state segnalate le cose fatte, insomma. Quelle norme non rispettate, tutte le cose che facevate, tu lo sai, si appresta a me. Perché nonostante comunque anche se primo non c'è minestra, niente. I tre strike a me sono stati sommati, sono stati questi provvedimenti e quindi sono addirittura ad aggiungere questa cosa qua di chiudere addirittura il canale. Cioè, tanto la Qual è il fatto? Che la chiusura del canale è relativa perché le questioni legali sono. Lo so, ma io non so più che pensare, credimi, che non me l'aspettavo. Voglio dire che l'ultimo video non andò bene per voi, bene, togliamolo, bene, meglio la notifica, la segnalazione va bene, non fa niente, aspetto fino a ottobre che manino comunque chi è morto va bene. Cioè, quindi però, quindi tu puoi andare in galera per questo? Ma non lo so. È perché per arrivare a questioni legali cioè deve essere qualcosa di grave. Sì, tra l'altro, e il canale sta qualche avversario. Guarda. Aspetta, fammi controllare. Video quello tu. Ma devo. Per vedere questa cosa dove devo andare su. Non lo so, aiutami pure tu, perché ho dato un'occhiata. Devo andare per vedere, devo andare su Creator Studio per vedere. Penso, io pure ho dato un'occhiata qua e là, ma. Anche perché se tu vedi. Vedi il canale, dice violazione del canale. Mo non so se è inerente a questo o no. Ma io pure ho visto, ma non mi pare che ci sta niente. Vedi pure tu, magari a me mi sfugge perché sto preso dal panico, non lo so. Ma oh, wow, tutti i lavori, mannaggia, 4,0 milioni di tempo di visual. Tutti i soldi che abbiamo fatto. Perché. Allora, io magari sono preso dai turchi, no? Io vedo niente. Il nome, che a me non mi pare che ci sta niente. Allora, aspetta, niente. Oh my fucking god. Che è? Tutto è rosso. La monetizzazione disattivata. Live stream. Super chat disattivata. Ma perché la c'è? Non c'è più partner verificato. Ma fammi vedere a me, Ruba ci sta. Non lo so, io ho cliccato una cosa così. Non mi compare neanche più, cioè mi è rimasta sola la schermata. Sì, ma vuoi essere pure io, perché a me non mi pare. A me non lo so. Cioè, è stato il nome della community, sta la faccia triste e russa. Stato copyright sta. Ma poi il problema è che mo è tutto disattivato. Cioè solo caricamento è attivato. Mannaggia, non andavo lavoro fatta perché ho buttato in luce. Ma mo a creare un altro canale. Uai, le fate che mi sta lavoro, ma per che facevi? E quando ci arriva? Ho già 10 anni. Vabbè, mica ci abbiamo messo assai. Mari, è uno scherzo. Ma veramente stai facendo? Sì. Ma veramente? Sì. Che cazzo stai dicendo? È uno scherzo. Sì, è uno scherzo, ti ho chiamato. Io! Ma va a cagare, ho accorgiuto, ma veramente male. Sì. Mamma, cioè, mi va di mini, mi ci sono. Ma le ma.
catturato. Le madonne che sono volate! Ci credo, non capisci che significa. Mi hai fatto sudare prima, mi porca. Ho dovuto fare tutti in uno shot a fare la chiamata senza sbagliare. Madonna, com'è stato difficile. Mamma, mi hai fatto sulla 50 camicie, mamma. Però, però l'unica cosa che è rimasta è veramente quell'avvertimento. Ah, ma come è stato adesso quello della guarita, se lo sappiamo, ma tu perché mi hai controllato lì, pure che c'erano, quella così. Ma io ti ho detto non lo trovo per non farti andare. Ma io pensavo in affarico, non trovavo niente, pure che ci stavo qua destra a non trovo niente, ma una sera in panico, poi gira di sigla. E anche stavolta prank riuscito? Anche mi hai pure registrato. E secondo te no, perché io ti avevo chiesto la cam? Perché penso che ho pensato che potevo essere lì, non lo so, non l'ho associato, stava a uno, che ne so, per le forma stava così, anche la scelta. Vabbè, andavo. Vuoi fare l'outro dal telefono? Anche questa volta, come la volta? Sì. Va bene, allora spero che questa seconda presa per il culo magari sia piaciuta e sia gradita, a me no. Quindi automaticamente lasciate il vostro like, il commento, condividetelo, fate di quattro risate grasse alle mie spalle. Al prossimo prank dove chiameranno i carabinieri e ti diranno che sono sotto casa tua. Vabbè, allora se questo video arriva, la sto facendo dura, visto che siamo poveri, arriva a 100 like, prossimo prank. Prossimo prank. Ok, meno male che non prendo, non ho messo solo una cosa. Vabbè. Ok. Ciao, Mario. Ciao. Ok, anche questo è uscito, quindi come ha detto, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi, 100 like, prossimo prank se ci arriviamo. Grazie a tutti per la visione. Al prossimo video, wow!